Per le polpette al sugo ci servono 170 g di lenticchie precotte, due carote piccole, una cipollina, della curcuma, del parmigiano, un limone non trattato, della granella di pistacchi, della crusca di avena, latte di cocco e due peperoni. Nel frattempo mi sono portato avanti, ho cotto in forno i peperoni e ho sbucciato le carote. Partiamo da fare le polpette. In un frullatore mettiamo tutto, è una ricetta facilissima. Lenticchie già precotte. Aggiungiamo adesso le carote, la cipollina. Anche la curcuma ovviamente è facoltativa, non a tutti piace, non esagerate comunque. Parmigiano e un pizzico di sale. E per finire la crusca d'avena. Frulliamo. Questa è più o meno la consistenza che deve avere l'impasto delle polpette. Ora, con le mani leggermente bagnate, le andiamo a formare. Il bello delle polpette è che si possono fare davvero in mille modi. Una versione facilissima che faccio spesso è con un po' di pane, patate e del formaggio. Mi bagno le mani, un po' di impasto e lo facciamo roteare così. Tipo una pallina da ping pong. E una è fatta. Nonna era quella persona che riusciva a rendere le cose più semplici probabilmente le più buone. Mi ricordo ancora le sue polpette di carne in salsa di pomodoro. Incredibili. Polpette al sugo a modo mio, anche per il sugo. Andiamo a fare una crema di peperoni. Rimuoviamo la buccia dei peperoni. Latte di cocco. E un po' di succo di limone. Sale. E si frulla. Teniamo da parte intanto che andiamo a cuocere le polpette. In padella, leggermente oliata. Ora che l'olio è caldo andiamo a mettere dentro le polpette. Mentre le polpette vanno, cuoceranno circa in 7-8 minuti, andiamo a preparare il piatto. Sul fondo la crema di peperoni, cremosa al punto giusto. Io abbondo polpette al sugo, eh. Le polpette sono pronte, andiamo a impiattare. Mettere nel piatto, dose generosa anche di polpette. Completiamo con del latte di cocco. Giusto un minimo, è solo decorazione. Scorza di limone. E per finire la granella di pistacchio. Se non avete pistacchi, van benissimo anche alle mandorle. L'importante è che sia qualcosa di crunchy. Polpette al sugo, a modo mio. Per polpette al sugo, frulliamo in mixer le lenticchie, le carote, la cipolla, la curcuma, il parmigiano, sale, crusca e un filo d'olio. Con l'impasto ottenuto, formiamo delle palline che lasciamo riposare. Nel frattempo, arrostiamo in forno i peperoni per 35-40 minuti a 180 gradi. Quando pronti, eliminiamo la pellicina e frulliamoli con il latte di cocco, il limone e il sale. Scaldiamo un filo d'olio in padella e cuociamo le polpettine finché sono dorate. Terminiamo il piatto con la crema di peperoni a specchio, le polpette, un po' di latte di cocco, scorza di limone grattugiata e la granella di pistacchio.